sugli alimenti, che magari tanti non lo sanno, l'IVA sugli alimenti che mangiamo noi, sul pane, sulla pasta, è al 10%, sugli animali è al 20%. Sostanzialmente un quarto del costo della prestazione veterinaria o del farmaco veterinario è IVA. Perché sono considerati beni di lusso, ma in realtà, come ci insegna la psicologa, non sono beni di lusso. Come abbiamo detto finora. Come abbiamo detto finora. Lì che cosa hai? Una gabbietta? Che cosa c'è? Io ho un trasportino, intanto non sono beni di lusso, ma vengono definiti anche animali d'affezione, perché sono portatori sani di affetto. Allora, prima abbiamo visto il veterinario, noi abbiamo realizzato questo trasportino dal decoro similpaglia, di particolare all'alloggio, dove possiamo mettere il libretto per andare al veterinario, arriva fornito di ciotole, il passaggio per la cintura di sicurezza e, visto che siamo toscani, abbiamo il Forte dei Marmi vicino, abbiamo anche il passaggio per le cinghie, per la bicicletta e per il motorino. Addirittura. Per quanto riguarda il gatto, io suggerisco di togliere la chiusura e di abituare subito il gatto al trasportino, perché di solito il gatto, che è un animale un po' diffidente, non si abitua perché capisce subito che significa dottore. Invece tenerlo aperto a disposizione con il lettino gli fa prendere confidenza e in questo modo sarà meno sotto pressione quando dovrà andare a fare le visite. Molto bene, molto bene.